rappresentare i familiari delle vittime dell'amianto, il caso Eternit. 30 anni di battaglie e ancora la giustizia non è vicina. Se ci fosse questa legge sulle intercettazioni, che cosa voi non avreste potuto fare, che cosa bloccherebbe nella vostra battaglia? Innanzitutto bisogna spiegare una cosa, dopo aver ringraziato la Federazione della Stampa per questa bellissima, partecipata e giusta e sacrosanta manifestazione. Grazie alla Federazione Nazionale della Stampa per averci invitato anche noi come associazione dei familiari delle vittime dell'amianto. Voi sapete che a Torino c'è un processo, tutto sommato qualcosa di informazione ha lasciato filtrare. Sapete che c'è il più grande processo del mondo per le morti sul lavoro a Torino? Credo di sì. Ecco, e riguarda purtroppo solo per 4 fabbriche 2200 morti, diceva prima, e oltre 800 malati, morti di che cosa? Morti di asbestosi, soffocati per la polvere d'amianto nei polmoni, di tumore al polmone d'amianto o di mesotelioma alla pleura o al peritoneo, che è un tumore maligno, queste cose bisogna saperle. Di questi 2200 morti, pensate che oltre 1500 sono a Casale Monferrato, una cittadina di meno di 36.000 abitanti. E lì c'era l'Eternit. E lì c'era lo stabilimento Eternit che fa parte di una multinazionale svizzero-belga. Che cosa c'è dietro? Ci sono centinaia di famiglie distrutte. La nostra Presidente, del classe 1929, in 30 anni ha perso 5 familiari, tutti di mesotelioma, di cui il marito, la figlia, la sorella, il nipote e via di questo passo. Ed è una delle tantissime famiglie. Stiamo parlando di gente in carne ed ossa che è morta a causa del profitto a tutti i costi, purtroppo, sulla pelle dei lavoratori ma anche dei cittadini. Per darvi ancora il senso di questa battaglia, solo a Casale oltre ci sono cifre enormi, inverosimili, che forse si volano via, forse non sono neanche recepite, talmente come sono grandi. Pensate che solo a Casale Monferrato di cittadini morti per l'inquinamento ambientale provocato da questa multinazionale sono stati oltre 500, va bene? Quando voi sentite dire 10 morti, fa impressione o no? Quando si sente 2200, io temo che sia una somma così grande. I giornalisti sono stati così. Sì, abbiamo dei magnifici giornalisti che ci seguono da 30 anni, ma c'è uno sbarramento del sistema, tutto sommato. Voi avete visto i morti, non so, quelli di Cogne, con tutto rispetto, ci mancherebbe. Decine di trasmissioni televisive, le massime star televisive hanno dedicato ore e ore, giorni e giorni. Da noi queste cose succedono di rado, nonostante molti giornalisti più che volenterosi, anche della RAI, questo va detto, e sono qui anche grazie per loro, no? Ci stanno dietro da sempre, ci seguono e fanno il possibile. Ecco, siamo arrivati dopo centinaia di cause individuali, iniziate nella fine degli anni 70, dopo un precedente processo penale, finalmente, non ci siamo mai accontentati, siamo arrivati al cuore, cioè oggi sotto indagine a causa di una eccezionale inchiesta della Procura di Torino, in particolare il dottor Varignano e i collaboratori, i due magnati, un barone belga, parente della Casa Reale, e il barone Louis de Cartier de Marseille, e un grande miliardario svizzero, Stefan Svidelli, sono imputati di disastro ambientale doloso permanente. Nessuno in Italia è ancora andato sotto processo per un reato di questa gravità. Se noi avessimo avuto, ecco, il messaggio è passato, che senza l'informazione non sarebbe stato possibile portare alla luce questa tragedia. Io dico una cosa, che noi chiediamo da molti anni una politica
che in favore delle vittime, la costituzione di un fondo, questi cittadini che muoiono, va bene, lasciano una famiglia, non hanno neanche l'INAIL che risponde, perché non sono morti professionali, capite che sono senza niente questa gente. Quindi non c'è nessun fondo, nessuna iniziativa. In compenso, noi abbiamo gran parte del Parlamento, del governo italiano, che si occupa di tutelare, garantire sempre di più, di far evitare i processi agli imputati, e non si interessano delle vittime, non si interessano di chi soffre, non spendono un minuto. E allora, se ci fosse stato, questa norma, se fosse già stata in vigore prima di questo procedimento, noi non avremmo saputo nulla, in tre quarti, c'era questo grosso rischio, in tre quarti del pianeta non si sarebbero mobilitati grazie al nostro processo dove ancora muoiono per l'amianto, e avremmo avuto ancora in casa, questo è un altro grosso rischio paradossale, una spia che grazie all'Italia del Guariniello è stata scovata, una spia pagata da uno dei due imputati.